compito è ingrato, perché diciamo il dibattito è stato molto stimolante, molto ampio, molto ricco. Anzitutto permettetemi di ringraziare ovviamente per questa occasione, per questo invito, l'organizzazione, perché veramente è diciamo assistito, ascoltato parole molto interessanti, oltre diciamo il livello della politica, quella magari più conosciuta, più diciamo fatta di frasi brevi, quella che ascoltiamo magari tutti i giorni ai telegiornali. L'analisi è stata abbastanza profonda, quindi ovviamente non mi dilungherò. Il mio punto di partenza è la felice scelta del titolo della tavola rotonda, Il viaggio al termine della notte. Quando Céline scriveva Il viaggio al termine della notte, la notte sarebbe durata diciamo qualche altro anno, fino alla fine della seconda guerra mondiale. Da lì, come giustamente veniva evidenziato prima, una nuova narrazione dopo il dramma dei milioni di morti del secondo conflitto mondiale, della Shoah, si è inteso restituire dignità all'uomo per la prima volta nella storia a livello globale, a livello internazionale, con tutti i limiti del caso ovviamente. Io insegno diritto internazionale, quello che dico ai miei studenti è che nel 1945 il cambiamento epocale qual è stato? È stato diventare consapevoli che la dimensione nazionale, statale, era insufficiente a garantire la tutela dei diritti. Per la prima volta c'è questa consapevolezza, quindi a un certo punto, qualche anno dopo, 1948, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ognuno di noi è persona perché ha diritti. Ora, l'Europa di oggi come si pone sotto questo aspetto? Perché c'è una nuova notte da superare? E secondo me la metafora è molto efficace. Perché l'Europa ha affrontato due crisi che vengono appunto poi diciamo evidenziate sempre nel titolo: l'immigrazione, che è la seconda, diciamo quella più recente, la prima quella economica, con l'atteggiamento che l'ha caratterizzata nella sua seconda fase, cioè a partire dal 92, quando l'Europa doveva diventare adulta, cioè l'Europa del 92 passava da una dimensione economica, commerciale, di mercato, a una dimensione politica forte. L'Europa ha perso la sua prima occasione, e da lì l'Europa è diventata una serie di occasioni mancate, evidentemente. Questo non lo dico a livello narrativo, politico, diciamo così, lo dico a livello dei dati concreti. Perché? Perché noi abbiamo un'Europa che nei suoi trattati che l'hanno caratterizzata, che l'hanno creata, modificata, strutturata, ha sempre lasciato sullo sfondo il contenuto concreto di un progetto di creazione strutturato, politica, economica, giuridica. Chi di voi legge a occasione, per lavoro, per svago, non so che tipo di svago possa essere, per interesse personale, aprire un regolamento europeo, una direttiva europea, avete in mente di che confusione anche dal punto di vista giuridico c'è proprio nell'immediatezza della lettura di norme, di regole che dovrebbero essere quelle che un giorno ci governeranno e che ci governano sotto tanti aspetti? E su questo aspetto l'Europa è carente. Nella fase cruciale del passaggio, negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'Europa ha mancato la sua prima occasione di diventare una potenza unitaria come gli Stati Uniti. E dopo l'11 settembre è cambiato tutto. Dopo l'11 settembre queste condizioni non si sono più realizzate. Nell'economia, la crisi greca era la palla di neve che è diventata una valanga. È stato giustamente osservato come potesse essere risolta, diciamo a un prezzo ovviamente, ma attraverso un intervento coeso, superando il famoso no bailout, no? La clausola di non salvataggio finanziario, che è stata posta anche strumentalmente dalla Germania come impedimento per superare questa crisi del debito, e ce la siamo ritrovata ingigantita, che ha trascinato con sé tutta l'Eurozona fino ai giorni nostri, fino ad oggi. Lo stesso riguarda l'immigrazione. Il problema dell'immigrazione è figlio, diciamo, di una incapacità di previsione, da un lato ovviamente giustificata dai numeri di oggi, ma dall'altro dall'incapacità di mettere a punto delle regole che non fossero solamente una suddivisione di quote. Oggi si parla dell'ossessione dei paesi europei è la suddivisione di quote. La realtà, invece, come giustamente veniva sottolineato, è che dobbiamo ripensare un sistema che era nato con altri scopi, con altri obiettivi. L'idea era quella di far fronte a un ingresso, diciamo, moderato di persone che venivano assorbite nel tessuto sociale europeo.
la situazione odierna è completamente diversa. L'ultimo punto, il governo dell'Europa, e chiudo, è stato detto, diciamo in questo senso è interessante la contrapposizione di tesi che è emersa, che l'allargamento è stata un'operazione da un lato necessaria, giustamente come osservava l'onorevole Brunetta, per evitare diciamo conseguenze in quella fascia di paesi che all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica non avevano in sé gli anticorpi per poter creare delle democrazie avanzate in così poco tempo. Dall'altra parte osservava l'onorevole Scotto come quell'allargamento è stata un'operazione probabilmente troppo repentina. Ci sono studi assolutamente interessanti ed efficaci che testimoniano come i tribunali internazionali, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, svolgano ancora una funzione di supplenza rispetto alle corti costituzionali nazionali di quei paesi, senza la quale questi paesi sarebbero ancora preda, diciamo, di movimenti, di impulsi, di istinti antidemocratici che poco hanno a che fare con i valori dell'Unione Europea. E allora, diciamo, in questo senso, il governo dell'Unione Europea è possibile che si riesca a realizzare solo sulla base, su una base e su una prospettiva di tipo monetario, peraltro zoppa, come veniva giustamente evidenziato? È il problema fondamentalmente delle regole, ma le regole chiedono innanzitutto la partecipazione dei cittadini. Creare le regole significa coinvolgere i cittadini. Quando questo è stato fatto, ricordiamo la famosa Costituzione Europea di Roma del 2005, se non sbaglio, i cittadini di alcuni paesi hanno detto altro. Questo così com'è non ci piace. E sfido a dire il contrario, così com'è questa Europa non può piacere. Lo dico da studioso, da colui che la studia, ma la studia ovviamente criticamente. L'Europa può fare molto di più per essere, diciamo, quello che vorremmo noi. E con questo io avrei finito. Grazie professore.